Comersud e tutte le pagine del gruppo Comersud. Ciao Cristiano, ecco anche me in diretta, direttamente da Catania, dalla mia piccola dimora, collegato sui Allora, nostri social, diciamo sulla subito che pagina una cosa, non so se questo Comersud. pomeriggio hai seguito i ragazzi del gruppo che scrivevano notizie riguardo a questa diretta, sono presi di collera perché ieri non abbiamo fatto la diretta. Ho spiegato, soprattutto a Simona Frisella che ci chiedeva notizie, che tu questo pomeriggio sei uscito da casa, visto che hai la macchina NCC, apposta per comprare una tuta diversa. Bravissimo, no, avete notato ormai il mio abbigliamento, sta diventando come un influencer qua, in funzione di quello che mi Veramente. metto, tu mi fanno i complimenti o no. No, stiamo Quindi, scherzando, magari qualcuno ci crede veramente, siamo a no. casa fermi. Allora, io è che non esco almeno da mercoledì, tanto che veramente qua ci sono quasi atti di cannibalismo in famiglia perché non abbiamo più che mangiare. Cioè, Però mi sa che domani dobbiamo andare a fare la spesa per forza, ma tu almeno ogni uno. quanto vai a fare la spesa? Fammi capire, come funziona? Allora, nella vita quotidiana normale vado un giorno sì e sette no, nel senso che ci vado il sabato. Sì. Nella vita in quarantena, uno ogni 2 giorni devo andare a comprare un po' qualcosa, uno anche 3 mi E poi è suggerisce. diventato un momento bellissimo quello di fare la spesa, no? Quello è Finalmente. la spesa, finalmente il momento più bello della giornata, perché finalmente puoi prendere un po' d'aria fuori con Ecco. la mascherina, però ricordiamo sempre di non uscire se non necessario, giusto Cristiano? Però siamo a casa. Senti, nell'attesa che arrivi più gente, che ancora siamo a 64, ci sono un paio di persone da salutare. Non so se tu vedi alla tua destra. Come no? Paolo Simeto, buonasera, buonasera a te Paolo, Deborah, ciao a tutti, buonasera a tutti, Francesco Speciale, Giuseppe Lunetto, buonasera da Palermo. Ciao Palermo, ciao Alfredo Catalano pure, Daniela Ullo e Giuseppe Pisciotta e Valentina. Emilio Zummo si aggiunge, Giuseppe Lopresti, Orazio Giuntini, insomma ci sono tutti quelli della squadra Comersud e non solo, ci sono anche dei clienti L'edicola a e degli casa, amici. Carusi, l'edicola a casa, ciao Chi Giuntini. c'ha le dico? Giuntini è quello che lo spacciatore di giornale ufficiale, no, di riviste online. Ora possiamo Senti attaccare. Cristiano, allora io comincerei con una semplice curiosità che abbiamo, la rivolgo a te questa domanda, ma a tutti i nostri amici che ci ascoltano e ci seguono. Qual è la prima cosa che vorresti fare finita la quarantena, finito Ragazzi, questo periodo? bellissima sta domanda, Davide. La prima cosa. Funziona, allora dico sta testa, ogni tanto vengono fuori queste idee geniali, no? Diciamo che ogni tanto va in stand-by, dopodiché si riprende. Faccio Ctrl-Alt-Canc, invia e Bellissima riparte. questa idea. Qual è la prima cosa che farete non appena finirà questa quarantena? La mia prima cosa sarà andarmi a mangiare una pizza settato ristorante. Una pizza. Una pizza, ho voglia di una pizza, seduto in una pizzeria dove sento l'odore del forno a legna. Ah, Ma con chi Cristiano? Con chi ti ma piacerebbe andare? anche solo, credimi, anche solo. L'importante Anche solo? è che andrò con la famiglia, ma dico, ma l'importante è che vado in una pizzeria, anche la più scognita pizzeria, ma voglio sentire quello scricchiolio del forno, quell'odore quando entri che ti insuvi tutto, sai, quando esci tutto bello profumato, voglio una bella margherita, insomma, così stava dicendo una capricciosa con olio di tartufo. Giusto perché abbiamo mangiato pochissimo in questi giorni, allora la margherita mi sembra Senti, l'opzione più questo messaggio di corretta. Mimì è bellissimo perché scrive vedere mia mamma, perché tanti, chiaramente anche noi non stiamo vedendo i genitori, no? Tu ce l'hai, tuo padre sotto casa, bene o male, lo vedi ogni tanto, no? Sì, diciamo che lo vedo una volta a settimana, ma lo vedo, dai. Poi Daniela scrive, io dall'estetista, più pilo ho diventato tanto praticamente, c'hanno una foresta. Allora, io immagino, Cristiano, queste donne che usciranno dalla quarantena. Sì, Caruso. Chissà se sono riconoscibili più No, dopo però... 40 giorni a casa. Te lo spiego, ti saranno fatti il colore a casa e quindi ci hanno sti capiddi che sono praticamente come l'arcobaleno, di tutti i colori, che appena escono fuori con la luce del sole si vedranno colpi di sole, capiddi azzannati, io con buchi nei capelli, gente che ha fatto di tutto, tinture fatte in casa con colori naturali presi dal giardino, dai gelsi del giardino, tu vedrai che sarà un macello. Ma comunque. C'è chi dice shopping e aperitivo, quindi quanto vi manca lo shopping e un bel aperitivo? Vanessa, che buon gustaia, scrive, io ho il cornetto di savia per colazione, perché dobbiamo riconoscere che il cornetto di savia è uno dei cornetti più buoni per
perdona, ma chi è Filippo Enderlin che abbia? Ciao ragazzi, scritto tanto, lo vedi Davide? Come no, 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 dov'è? Da Filippo Enderlin, tipo un messaggio tanto di Filippo Enderlin. Vabbè, ma... Filippo è l'amministratore, quindi è giusto. Ah, per questo è, perché è amministratore della pagina, mi punta così grosso. Daniele Riva dice, la prima cosa che farò quando uscirò dalla quarantena sarà rivolgermi all'avvocato. Come all'avvocato? Addirittura, ragazzi, non vi separate adesso, non è il momento di andare all'avvocato. Dopo la quarantena magari ognuno di voi può chiedere il divorzio. Allora, per quelli che si sono collegati solo in questo momento, la domanda di questa sera è: non appena finirà questo momento di quarantena, cosa farete? Qual è la prima cosa che farete appena usciti da casa? Pensateci. Allora, Giuseppe Pisciotta dice uscire con la mia ragazza, che è fidanzato e non vede la fidanzata da una settimana, due settimane, non voglio immaginare quando la incontrerà. Manuela Bellante, neanche tu sarai riconoscibile, caro Davide. Allora, a me vedete già con la barba un po' più lunga, ma penso che le prossime 3-4 trasmissioni sarò con la barba tipo Mago Merlino. Vincenzo, ciao belli, siete tipo Boldi De Sica, scrive Vincenzo. Aspetta che... sì, ma chi è Boldi e chi è De Sica, però vorremmo sapere, Vincenzo. Non lo so, ammazzo, ormai vi manca il cinepanettone di dicembre, organizzatevi, sarebbe un successo, lo faremo durante il prossimo meeting di dicembre, perché no, si potrebbe pensare. Allora, a una cosa. Marco Spoto dice, io esco da casa e sto una settimana a girare a Zonzo e dormo in auto, pur di non stare a casa. Leonardo, Stefano Leonardi, che ho visto che essere anche un ottimo pasticcere, che ha fatto una torta di mele fantastica, tra l'altro la mia preferita. Stefano, mi raccomando, appena finirà questo momento dovrai portarmene una. La prima cosa, gita in moto e pranzo in un locale vista mare. Bello. Andrea Trigilio, cosa ti manca? Risponde il barbiere. E ha ragione Andrea. Manca un po' a tutti, ragazzi. Manca un po'. Pinuccia Raciti, la prima cosa post quarantena sarà una passeggiata in spiaggia con la mia famiglia e sentire il rumore e il profumo del mare. Di mangiare non se ne deve proprio parlare, perché giustamente questa quarantena a tanti ha fatto l'effetto levitazione, perché si mangia. E poi ancora Anna Castagna, un giro con lo scooter a prendere aria da Catania a Taormina, percorrendo la nazionale, bellissima. Ti ricordi, Cristiano? Sì, quando eravamo giovani con lo scooter nella nazionale, e poi a un certo punto, in un tratto, c'era un freddo che si poneva e non si capiva mai perché. Come a Catania, quello che va dal Banacher fino ad arrivare a Cannizzaro, lì si congelava. E poi, poi c'era un tratto caldo, non so se vi ricordate, il vecchio Sigros, quando si passava il City per dietro, quando si passava da quel tratto ti riscaldavi che c'era questo tratto caldo. Come il sub Volkswagen, che è collegata con noi, giustamente, dice la presentazione della nuova Golf 8, c'è la, l'ottava sì, serie. Sì, la Golf. Sì, la Golf 8. Già arrivati a 8. Stupenda, tra l'altro. Allora, Salvo e Pinuccia, la prima cosa post quarantena sarà una passeggiata in spiaggia con la mia famiglia e sentire il rumore e il profumo del mare. Questa già l'avevamo letta, forse. Mi saluta anche Saro Bucolo, mi dicono dalla regia. Saro Bucolo, carissimo amico mio, ciao, ex Saro, giocatore del Calcio Catania, adesso è la Sicula Leonzio. Ciao Saro, un abbraccio. Chissà come l'altro sta giocando lui, benissimo. Come fanno visto i giocatori senza allenamento, senza niente, si riposano? Ma infatti vorrei capire, ora dopo 40 giorni devono rifare a mio avviso la preparazione. Tra l'altro ho visto una partita sua proprio a Lentini, alla Sicula Leonzio, praticamente ha giocato da Dio. Bravo Saro, continua così. Poi non fare danni, scrivono. Simona Frittella è arrivata, ciao Simona. Thomas Calvagni è entrato pure. Ciao Bomber Davide, Marco mi prende in giro perché una volta quando ero giovane giocavo a pallone. Valeria scrive, vorrei ubriacarmi vista mare, mamma mia Valeria hai ragione, lo faccio anch'io, guarda, la prima sera un bel vodka lemon, di quello doppio a bello. No, io andrei proprio in spiaggia con una bella birrozza, seduto, chitarra e un bel falò. Giuntini, Giuntini vuole fare un festino a casa mia, Giuntini, casa mia è aperta, quando vuoi venire a voglia. Tra l'altro Cristiano ha un bel terrazzo e potrebbe organizzare una bella festa per tutti gli amici di Comersud. Tu non ti dimenticare una cosa, noi abbiamo fatto una promessa a tutti gli amici di Comersud di fare una festa, anche se la facciamo nel piazzale, leviamo tutti i macchini, facciamo una mega festa, però una festa la dobbiamo fare. Allora, non cambiare il discorso, non cambiare il discorso. Sì, la facciamo sta festa. La facciamo, ecco. Vabbè.
Allora, Vincenzo Pepe, penso che in 24 ore farò in ordine. Giro a Mondello, Vincenzo e Palermo. Giro a Mondello, vado al lavoro, pranzo con i colleghi, aperitivo con amici, partita di padel e calcio consecutivamente ed infine cenetta fuori con la famiglia. Ma basta. Penso che ci basta. Penso che ci basta. Invece qualcuno scriveva, aspetta, dov'è? Dimenticavo, appena passerà tutto dovrei comprare pure la macchina, Marco scrive. Giusto così, va. Pure che ad Agrigento, da me come il sud, verrò a Catania a farmi fare il preventivo. Ma ci porta? Se ad Agrigento non resta ad Agrigento. Ad Agrigento c'è la nostra filiale, ricordiamola, ad Agrigento, ragazzi splendidi. Un extra sconto per Marco Spoto, lo dica ai ragazzi di Agrigento, mi raccomando. Guarda, a tutto il gruppo di noi, salutiamo Di Venti, salutiamo Paolo Di Venti e tutti i ragazzi del gruppo. Ci teniamo a dire che stanno facendo un lavoro veramente fantastico, perché stiamo pubblicando, avete visto che stiamo pubblicando la rubrica Mi racconto in tre minuti. Il prossimo quando sarà? Dopodomani. Mercoledì. Ciao, manderemo un altro personaggio della nostra famiglia come sud. A volte non sappiamo se sarà un uomo o sarà una donna. Ciao, lo scopriremo. Giuseppe Grasso, penso con matte con i cani in questo momento. Lo so, Giuseppe. Sei solo allora, a casa, tranquillo. Ciao Davide e Cristiano, grande proposta alla festa. Quindi la festa sta riscuotendo il suo. Non solo la festa, attenzione, perché la festa dovrà essere accompagnata nei prossimi giorni, quando potremo tornare operativi, nel senso che ci vedremo, cercheremo di comporre questa formazione Comer Sud. Abbiamo detto che c'è una band di Comer Sud e tutti questi musicisti che sono usciti fuori. Come no. Quindi attenzione, perché vi metteremo in una band, cercheremo di formarla realmente questa Comer Sud Band. E la porteremo fino a Sanremo del 2021. Va bene? Ma il nostro ospite, che io vedo che sta scrivendo, tra l'altro, essere collegato. Dario, ce l'abbiamo collegato il nostro ospite? Perché abbiamo un ospite stasera. E chi è questo ospite, Cristiano? Chi sarà? Abbiamo una regia che si sta occupando di collegarsi. Sembriamo veramente Barbara Dutti. C'è l'ospite. Vediamo. E dalla regia mi dicono che... Com'è? L'ospite è ancora al telefono? La regia mi dicono dalla regia. Allora, Anna Pesce scrive: io mi chiamo Pesce ma bio a Mari nel frattempo. Brava Anna, ti salutiamo. Ancora no, della regia. Sfida calcetto, reparto usato contro officina. Quindi queste sono le cose che i nostri amici vorrebbero fare. Simona scrive: la festa la farei alla playa con Arrusti e Mangia. Però Simona, siccome noi dobbiamo finire prima, dobbiamo uscire da questa situazione prima che inizi l'estate, la prima festa la faremo in Comer Sud, la seconda festa la organizzeremo, so già, ho anche la location dove possiamo fare la seconda festa estiva di Comer Sud. Ragazzi, benvenuti. Adesso non è a parte. Cristiano, ci facciamo un po' di pubblicità. Marco Spoto, che è un cliente, dice: sì, un mese prima di succedere tutto sto casino ho comprato una smart, sono stato seguito da un vostro collega, fantastica persona. Grazie Marco. Poi te lo giriamo prossimamente dall'account di mia moglie. Un saluto a tutti da Carmelo Marino. Ciao Carmelo Marino. Anche Carmelo Marino, ciao. Cristiano, viene a lavorare da noi, saresti un ottimo venditore, lo dice Giuseppe Virgillito. Ragazzi, più che venditore. Ragazzi, ma mi devo levare il posto, no? Lasciate le cose come stanno, già c'è. Anna Castagna dice: bravo Cristiano, insisti per la festa con gli arancini di Savia. Direi che è un'ottima idea, che gli arancini soprattutto, guarda, diciamo, anche per l'amico... Per l'amico in comune che abbiamo, nonché tuo compare, diciamo il nome, Claudio. E salutiamolo. Claudio Lombardo. Claudio Lombardo, che fa degli arancini, e non solo gli arancini, che sono ormai patrimonio dell'UNESCO. Per cui tutta Catania. La diretta è registrata, per cui se tu ti ricacchi, come si suol dire, di questa festa, guarda che poi te la rinfacciamo la diretta. Vediamo di organizzarla, anzi. Chiediamo consigli sulla location, così vediamo. Di io, guarda, una location estiva ce l'avrei. Ecco, e qual è? Te la butto lì? Potrebbe essere una location estiva, e vediamo se i nostri amici che sono collegati sono d'accordo. È un posto bello, un posto di mare, con la sera illuminato con tutte le candele. Tema africano, l'afro bar. Bello,
Vediamo cosa ne pensano i nostri amici. Allora, speriamo che questo coronavirus passi il più presto possibile, così possiamo organizzare la nostra bella festa Comer Sud Night Party, direi, con amici, colleghi e tutti coloro che fanno parte della famiglia Comer Sud e del gruppo di Martino. Salutiamo Rosi Laudani che ci tiene, ci scrive Giuntini, e noi salutiamo tutti che ci tengono. Afrobar, vediamo cosa ne pensano di questa location. Qualcuno dice ottimo, festone anche nel piazzale. Nel piazzale diciamo che lo teniamo come piano B, qualora l'Afrobar fosse occupato. Grazie, per me è perfetto, scrive anche Jessica Pallica, dice perfetto. L'Afrobar e metteremo sull'invito e gradito l'infradito. Perché lo faremo con l'infradito, non vogliamo vestirci elegante, vogliamo essere assolutamente no. Era di scicatismo, mojito e spensieratezza, ragazzi. Anzi, direi di rimanere in pigiama come siamo adesso, per il periodo di quarantena, e tutti in pigiama all'Afrobar. Senti, ma siamo riusciti a ripristinare il collegamento con il nostro... Credo che il nostro ospite sia impossibilitato a collegarsi. Scrive, però io vedo che scrive. Scrive ma non si vede però. Io lo vedo che scrive però. Vedi, nel frattempo abbiamo intravisto il nostro Dario, ma nel frattempo c'è qualcuno che vorrebbe tornare allo stadio perché gli manca il calcio Catania. Questa è anche un'altra bella cosa. Chi è appassionato di calcio come me vorrebbe vedere una bella partita finalmente, ma è un bel po' che ci stiamo disintossicando da tutto il calcio, forse anche troppo a volte. Adesso ci rendiamo un po' conto. C'è Marilena Russo che dice anch'io sono una cliente come Sud. Ciao Davide, ciao Marilena. Ciao Marilena. Ciao Cristiano. Vedo che sta piacendo però l'idea di organizzarla alla spiaggia, la Afrobar, poi ti ripeto, è una question per chi non la conoscesse, veramente adatta a questa cosa. Poi con le candele, tutto più romantico. Ah, Anna Silvio Bellomia. Sì, trincera dietro l'account della moglie Anna Castagna, ma come dovremmo saperlo che sei Silvio se metti Anna Castagna? Scusami. Dillo prima che è tua moglie, no? Bella santa donna. Giuseppe Rizzuto, sono un commerciante d'auto, Alessandro Piazzese è il numero uno, se lo dice, anzi io ne approfitto caro Davide per salutare anche la concorrenza che ci sta guardando, tutti gli amici di Audi, Citroen, BMW, caro sì, in questi giorni su LinkedIn... Ciao, grazie. Perché in questi momenti, ricordiamolo Cristiano, non ci sono concorrenti o non concorrenti, ma siamo tutti una bella e grande famiglia. Restiamo tutti uniti a casa soprattutto. Ecco. Allora, Afrobar direi che ha riscosso lo successo, quindi salutiamo tutti da Palermo. Ciao Davide, location a Cava d'Alica. Lo dice Giuseppe Bruno, mio cugino. Cava d'Alica è bellissima location. È molto bello, è vero, eh? È meglio. Un po' lontano da Catania, però potremmo tenerla. Ah, dice Davide, tu forse non lo sai, ma Rolando mi sta scrivendo che siamo anche sponsor della concorrenza. Come che sponsor della concorrenza dell'Afro? Certo, siamo anche sponsor della concorrenza. Siamo sponsor delle capannine, possiamo dire. Non c'è delle capannine, ma figura. Possiamo fare anche alle capannine, è un'ottima idea. Dire uno dei due posti, esatto. Ho visto che sul gruppo si è collegato il vostro collega di cui ho parlato prima, che mi ha seguito nell'acquisto della Smart Comer Sud Agrigento. E allora approfitta. Ragazzi, ma senza offesa, è entrato il numero uno in assoluto, mi spiace Davide, per te che passi al numero due. Un applauso a senza offesa Arturo Magno. Un applauso al grande Arturo. Ciao Arturo! Grande Arturo Magni, il cliente che in un anno ha acquistato un classe B, un classe S, una Smart. Quando spegni Arturo Magni in Comersud, Carusi? Ma Arturo è patrimonio di Catania, è veramente patrimonio di Catania. Arturo, agatta scidica, eh? Un gran lavoratore, ma soprattutto un amico. Ciao Arturo, grazie a lui gira l'economia. Falla girare appena riprendiamo tutto Arturo, ecco. Anzi fai una cosa, allora, 20.000 euro Arturo. Cristiano, Angelo Sarda dice non nominate gli arancini che mia moglie è in attesa, allora auguri Angelo, auguri, e mi costringe poi ad andarli a comprare, non saprei dove andare, anche perché a Enna gli arancini li fanno, anche se non so se a Enna si chiamano arancine o arancine, sta no, anche lì, arancini seguono arancine filo catanese, quindi... Allora, abbiamo l'ospite, aspetta che dovrebbe... Ce l'abbiamo? Dovremmo collegarci, signori, ci colleghiamo da Milano,
dovremmo avere questo ospite che arriva, eccolo qui. Oh, e chi è? Buonasera, Totino! Che bello vedervi. State parlando di arancine. Come stai? Arancina. Davide, it's a bed, un abbraccio. Non ci grazie. No. Abbracciamoci così. E siamo qui agli arresti domiciliari. Ogni tanto passa la pattuglia, metto la firma. Io non sono a casa per il virus. E perché sei a casa allora? Fici danno e mi arrestare, sono ai domiciliari. No, non lo dire questo, non lo sa. Vabbè, si confonde con tutto quello che c'è, si confonde. E allora, come stai passando? Noi siamo curiosi di sapere, noi già sappiamo come passano la quarantena i nostri amici, ma tu la quarantena come la stai passando? Te lo spiego. Allora, prima cosa, per il proprio fisico è importante mangiare una sola volta. Sì. Dalla mattina alla sera. E niente, la mattina mi alzo e c'è Gustavo, che è il mio maggiordomo, che mi prepara la colazione. No? Il maggiordomo pure. Che ti pare che siamo. Poi, dopo che mi prepara la colazione, faccio questa colazione, la faccio con bacche, quelle rosse, sai, le bacche. Le bacche di Goggi, che è un amico mio, che è quello che è sposato, un figlio di Goggi praticamente. Ma no! Ti giuro, ha inventato queste bacche. Poi ci sono quelle più piccole, che sono le bacchette. Sì. Va bene? E con quelle percuotiamo, capito? Poi alle 11 c'è il massaggio. Ma dove abiti? Un centro benessere? Che dici? No, la casa ce l'ho con mio così. Alle 11 c'è il massaggio, cioè, ma massaggio no, quello del centro benessere. Massaggio un po' di sasizza, massaggio un po' di pane, massaggio un po' di tutto. Questo è il massaggio. Basta. E poi c'ho la fisioterapia. Ah, c'hai problemi agli arti? No, ho un dito. E che fai? Fisioterapia per un dito? Sì, perché siccome con il coronavirus hanno detto di non mettere il dito nel naso, io me lo sono messo, con l'altra mano l'ho rimproverato, ho certo un tempo lungo e si rompio. E ora sto facendo abilitazione. Facendo male la quarantena. Ma io, ragazzi, bisogna stare attenti. Per esempio, dicono cambiatevi le scarpe prima di entrare a casa. Perché il virus... Bisogna lasciare le scarpe fuori, all'esterno. Scusami, ma se tu ci metti un peri sopra un virus, un muore scafazzato. No, giusto, sono d'accordo, Totino. Ragazzi, ma se la scuola, insomma, se l'italiano non è una matematica, che opinione è? Scusate? Che opinione è, giustamente? L'italiano ne capisci tanto. Io a tutta come studio potrei fare lezioni... Di capire come si affronta questo. Senti, ci saluta la sorella di Davide, che è alta quanto lui, che si chiama Rossella. Ciao Rossella, ci sei bella, Rossella di Davide. È una... C'era la sorella di Davide, ora c'è la Rossella di Davide. Ma perché tu conosci Rossella di Davide? Come che fosse ieri. la conosce. No, perché... Ci abbiamo conosciuti quella sera per la festa di Natale. Senti, Marco Spoto dice: mi fa impazzire la scena di Santa Rosalia. È bellissima quella. E a questo proposito vi racconto un aneddoto vero. La prima volta che si è fatto questo pezzo è stato fatto in occasione della salita a Monte Pellegrino. Chi è palermitano sa che la notte tra il 3 e il 4 di settembre si sale a piedi a Monte Pellegrino. All'epoca c'era il direttore artistico, che era il famoso Puparo, che addirittura è patrimonio dell'UNESCO, no? Come si chiama? Non mi viene il cognome, comunque, che organizzò degli spettacoli lungo la salita, senza amplificazione, senza luci, senza niente, così a voce viva, e la gente che camminava si fermava, a un certo punto c'eravamo noi, più avanti c'era un gruppo folcloristico e così via. Noi abbiamo scritto questo pezzo su Santa Rosalia per l'occasione. A fine nottata si è fatto uno spettacolone nel piazzale del santuario con la presenza del cardinale Pappalardo, buon'anima all'epoca, il quale era impazzito per noi, proprio ci voleva bene, oltre che gli piacevamo, no? Proprio ci voleva bene. Voi non,
Pappalardo è stato un tipo particolarissimo come cardinale, no? Cioè, voi immaginate che è stato quello che dichiarò contro la mafia, quello che disse e tutto qua. Invece, quando sempre che tutti e due dovevamo fare un pezzo di Santa Rosalia, ci ha voluti vicino alla sua sedia, ha messo nell'orecchio sinistro la mia faccia, nel suo orecchio destro quella di Toti, testuali parole: ho saputo che fate un pezzo su Santa Rosalia. Se poco poco sbagliate, vi rompi i coin a tutto l'ora. Bellissimo. E invece è uno dei pezzi nostri belli, perché riesce a parlare di una cosa sacra senza essere blasfemi assolutamente. Senti, noi abbiamo chiesto a tutti gli amici che sono collegati qual è la prima cosa che faranno non appena finirà questo periodo di quarantena. Tu cosa farai? La prima cosa, uscito da casa, qual è la prima cosa che farai? La prima cosa che voglio fare uscito da casa è baciare a tutti. Mi devo baciare a tutti. Soprattutto, metto a baciare, soprattutto le donne, i maschi un po' meno. Hai visto? Quindi anche Cristiano è rimasto abbassamato. No. Secondo me, no. Secondo me, Tatino, ti ho offeso perché tu non lo vuoi salutare, no, perché è maschio. Anche a te, Cristiano. Ecco, diglielo. Diglielo e baciare anche a te. Faccia le fissa che si finisce. Cristiano, allora. Niente, ma speriamo che torna tra di noi. I tuoi collaboratori di Palermo, che un po' mi manca, perché saranno, ti giuro, adesso diciamolo, perché, di lavoro. Perché Totino, nessuno, forse pochi, sanno dove stai tu, no? Che tu stai ad Agnone Bagni. Ecco, quindi ormai Totino non sta più a Palermo, pur essendo un palermitano doc. Doc significa d'occasione. D'occasione, ma usato sicuro, diciamo. Senti, esatto, ma invece, ma come fate a vedervi con Toti? Toti sta come a Palermo. Come ci stiamo vedendo con te? Con WhatsApp, con Skype, e stiamo continuando a scrivere la nostra fiction, la fiction che si realizzerà. Tanto, ormai i contratti sono firmati, aspettiamo solo il virus, però stiamo scrivendo tutte le puntate, sono 26 episodi. Di questa bella fiction che è comica e divertente, con i due personaggi, il commissario e l'agente Perico, Magri e Perico, e coinvolgeremo tante persone. C'è un episodio che voglio anticipare a tutti i ragazzi della Comer Sud. Sì. Che riuscirò a far fare. È tornato nel frattempo Cristiano. Riuscirò a far fare l'attore a un certo Davide De Martino. Forse no, non lo sappiamo. No, lo faremo. Mi auguro che siamo perso. No, che abbiamo parlato della fiction nostra di Toti e Totino, e ho intenzione di far fare a Davide De Martino una bella parte, la parte di se stesso. Ma guarda che a lui piace questa cosa. Ma io sono contento, perché io voglio fare la parte di se stesso. Voglio che lui faccia il signor Davide De Martino, che deve vendere una macchina con tutto quello che può succedere. È sparito. Ogni volta che parli tu fai sparire a Cristiano. Questo, c'è qualcosa che non va. Allora, prima non l'hai voluto salutare, è sparito. Eccolo qua, di nuovo. Mi fate sabotaggi. No, non sono sabotaggi. È tornato. Allora, perciò dicevo, voi invece come lo state passando la quarantena? Noi siamo a casa, io faccio sport con le bottiglie dell'acqua naturale, con i bravo. Sto cercando di mangiare pulito. Ma perché prima mangiavo sporco? In che senso mangiavo sporco? A me hanno detto che bisogna mangiare sano, però ti giuro, mi viene difficile da ingoiare. Bravo. Ho mangiato salsiccia, non mi entrava tutto un cardozzo sano. Non si può mangiare. Scusa, io non ho capito a Cristiano che mangia pulito. Cioè, ti fai la doccia prima di mangiare? Prima mangiava a terra. Ora mangia nei piatti. No, io invece la dietologa mi ha detto che devo mangiare solo mezze porzioni.
c'è mezzo chilo di carne, mezzo chilo di pasta, a mezzo, bravo. Oh, vedo che è entrato già nella parte, hai visto? È fantastico. Cristiano, c'è tua suocera a casa con te? No, perché? No, perché ti vedo contento. Ragazzi, come avete le suocere a casa? Ditecelo, no? Vediamo no, io ho sfruttato, siccome l'ho fatto sedere a un metro dalla porta, esattamente a 90 centimetri, poi è arrivata la legge che bisogna stare a un metro, io ero sito fuori dalla porta. La poveranza, dai, poveranza. Che dobbiamo fare, fratelli? Tonino, ti saluta Arturo Magni in diretta. Ciao, su Facebook. Ti saluto veramente tutti quelli collegati. Grazie, grande Totino, bravo Totino, e perché Totino. Arturo Magni, diciamocelo, è un mito. Abbiamo detto prima. Un mito a pranzo, un mito a cena, al secondo l'orario. È patrimonio dell'umanità. Sì, dell'UNESCO, come infatti deve stare a casa pure lui. L'UNESCO. Allora, è bello stare in compagnia con voi, mi sta piacendo veramente. A come a fare, Totino, ne passiamo tempo almeno. No, ma è un ottimo chef. Allora, visto che siamo in chiusura, vogliamo consigliare qualcosa da mangiare, da fare così veloce, Toti? Veloce, di che cosa? Un piatto veloce per stasera. Ma in base di che? Dimmi di che. Cristiano, permettimi di ricordare, perché tutti non lo sanno veramente, io ho scoperto che Totino ha fatto anche lo chef in grande stile, giusto Totino? Il cuoco, diversi anni. Che neanche il più grande cuoco piace, chef, è cuoco, la verità è cuoco. E l'ha fatto anche all'estero. Il grande Marchese diceva, io sono un cuoco. Scusate. C'è il commendatore Angelo Di Martino che saluta tutti, quindi fermiamoci un attimo. Commendatore, i miei omaggi. E lo salutiamo. Ma Davide, fammi capire, è diventato così tecnologico tuo padre che scrive? A Torino, perché Cristiano ci disse che tu eri di Torino. Eri collegato da Torino. Ho capito. Io vedo che tuo padre non gliene frega niente la quarantena, è a mare, da lei. Da lei non me l'aspettavo. Non è vero, a casa il commendatore. No, si vede dalla fotografia, perché a casa sta così. Ma che c'entra? Quella è una foto del profilo fatta quest'estate. No. Non è di profilo, è di faccia, guarda bene. È di profilo. È di faccia. E allora, stavi dicendo un piatto leggero per stasera. Un omelette, che ne so, qualcosa con le uova. L'omelette lo sai che è una cosa che non è facile da farsi, l'omelette, perché noi abbiamo delle distinzioni, la frecciata, la rossella, è un momento di vita. Lei è la Rossella Di Martino. Ciao Rossella, un bacio. Ti dicevo, l'omelette è un piatto difficile, non è un piatto facile, è uno da cucinare, perché noi per omelette bisogna vedere che cosa intendiamo, perché l'omelette non è una frittata. Che cos'è? Quella che conosciamo noi, che la chiamiamo omelette, è affettata. In molti paesi lo chiamano pisciruolo, per esempio. Pesce di uovo, perché avendo quella forma oblunga può parlare un pisci. Oblunga lo capite tutti e due, giusto? Sì. Insomma, qui un po' di meno si capisce, però va bene, non ti preoccupare. Ti frequenterò più spesso, così crescerai. Vabbè. Allora, mentre la frittata si fa uovo, un po' di prezzemolo, il formaggio, il parmigiano, il pan grattato, batterci, l'omelette, che la puoi fare sia ripiena che no, che la puoi fare alla bava o no, nel senso che l'uovo dentro rimane quasi non cotto totalmente. L'omelette si fa così, si battono le uova, battete 3, 4, 5, 6, 7 uova, quelle che volete, in base a quello che siete. A parte che ho preparato un po' di prosciutto e un po' di formaggio, che può essere mozzarella, che può essere fontina, quello che volete voi. Sbattete le uova, sale, se vi piace il pepe mettete un po' di pepe, e poi mettete del parmigiano. Lo risbattete il tutto e lo mettete in padella con un po' di burro, olio, questo è secondo
il vostro gradazione. Se vi grada di più burro, ci gradate il burro. Se vi piace più l'olio, ci gradate l'olio. Okay. L'olio deve essere evo. Chi? L'olio deve essere evo. Extravergine d'oliva. Brava, brava. Bravo, bravo. No, no, brava la signoria vostra. Sì, grazie. Anche se faccio una parentesi, devo fare dire che nelle puntate della nostra trasmissione radiofonica il buon Cristiano ha più volte fatto coming out del suo essere un po'. Ha fatto. Questa mi mancava, Totino, come non più. Allora, diciamo. Prima del coronavirus mi ha baciato in bocca. Ah, eccoci, è il paziente zero allora. No, se io non chiudevo serrato le labbra, succedeva a danno. No. Sono ancora sconvolto da questa cosa. Niente, lascia stare. Per cui torniamo all'omelette. Sbattete le uova, abbiamo messo il formaggio, abbiamo messo il sale, abbiamo messo il pepe. In padella a fuoco non forte mettiamo o burro o olio a secondo il vostro gradimento e buttiamo giù questa le uova e dobbiamo fare all'inizio una strapazzata. Avete presente la strapazzata? Come no? Esatto. Prima che si condensa tutta la strapazzata, alzate la padella, capito? Proprio. Aspettate. È scappato tutto. Sta prendendo la padella, guarda, adesso mi vedrà che prende. Allora, vuoi vedere Cristiano che ci fa due belle omelette e ce li manda qua con la spedizione? Sta prendendo a prova del fuoco. Il bello della diretta. Aspetta, vedete? Sì, ti vediamo. Prendete, facciamo quello che in padella ci sono tutte le uova qua. Sì, dopo okay. Portate la strapazzata verso il bordo anteriore, tenendolo sul fuoco. Quindi in discesa. Esattamente così. E operate con questo composto qua, dare dei pettini qui, che lei, se siete capaci, va girando fino a che si chiude a omelette. Cioè prima classico di fare saltino, lavoro, saltino in padella. No, non è un saltino, è una girata a colpetti così, che giusto. Totino, ci sono minorenni collegati, Totino. No, era colpetto. Allora, insomma, è colpetto così. A quel punto, veramente, prima di fare questa operazione potete mettere il prosciutto, la mozzarella, quello che volete, se no la lasciate naturale. E l'omelette è un piatto ottimo, perché l'uovo risulta soffice, non risulta appanato come quando si fa un pisciolo. Siete capiti? Ragazzi, grazie. Io dopo questo consiglio culinario di Totino questa sera, poi vi mando una mia omelette, vi faccio vedere, la faccio arrotolata, scrive Rolando. Rolando. Ma uno si confonde a chiamare Rolando. Rolando e ti puoi chiamare Rolando Orlando. Ma perché noi, Totino, abbiamo nomi importanti in Comersud, nomi importanti. No, non Rolando Orlando, è venuto Rolando Orlando. Rolando Orlando. Rolando. Va bene ragazzi, siamo in chiusura, abbiamo fatto 35 minuti di diretta oggi e spero che vi siate divertiti un po' e spensierati. Onorato di fare parte del vostro entourage, del nostro entourage. Totino, devi sapere una cosa, siccome Davide è un grandissimo appassionato di radio, stiamo scrivendo un programma da fare in radio anche con Davide Di Martino, quindi preparati. Questo il papà di Angelo mi dice: Totino, in questo periodo non bisogna parlare di ricette e di mangiare. Angelo ha ragione, come infatti all'inizio del collegamento lei forse non c'era. Io ho detto che bisogna mangiare una sola volta al giorno, la mattina fino alla sera. E perché poi giusto. Carla Interlicchia dice giustamente, parliamo anche di fitness, perché dopo tutto quello che stiamo mangiando poi bisogna darsi da fare. Allora facciamo una cosa, nella diretta di dopodomani vi daremo qualche consiglio su come smaltire i chili di troppo. Andate su Google e andate, perché l'importante di una dieta, signori miei, e non sto scherzando, è capire se va fatta prima o dopo mangiato. Ma come prima dopo mangiato? Prima,
ho dopo mangiato uno fa a dieta, non era l'affare mentale. Allora, normalmente io comincio il lunedì mattina. Esatto. E lunedì sera ho finito. Ecco, vedi, questo è anche un modo di quello che si chiama fast diet. Però faccio 8 ore di dove faccio dieta. La mattina esco, la sera torno e poi mangio. Va bene così. Ma comunque, la dieta va fatta. Tra l'altro io ho messo su sinceramente qualche chilo, perché posso stare qui, non fare niente, mangiare, cucinare. Per ora ho fatto solo conserve, marmellate. Vabbè, ma qualche chilo su di te non si vede, Totino. No, cosa dire? Tu sei slanciato e non si vede. Aspettiamo poi la marmellata di albicocchio o alla fragola. No, quella di arancia è spettacolare. O quella di arancia, dai, un barattolino. Barattolino conserva. Va bene, Totino, noi finiamo, Davide, chiudiamo tutti insieme, che dici? Direi di sì. Io volevo ringraziare di cuore Totino per essersi prestato a stare questi 20 minuti con noi. Grazie, Totino, anche perché, diciamo, non c'aveva niente che fare a casa. Non è vero. Quindi, sto lavorando sulle puntate. E allora ti ringraziamo doppiamente e ci auguriamo di vedere presto. Totino, ci auguriamo di vedere. Sto facendo un freccio. Ci auguriamo di vedere presto queste puntate e chissà, può essere che veramente ci sarò pure io. Quest'inverno, io se Dio ci aiuta veramente, perché a questo punto per chi crede, e io ci credo, chiediamo pure il suo aiuto, dobbiamo uscirci da questa situazione. Ce ne usciamo. Andrà tutto bene, Totino. Allora, io capisco la gente che abita fuori e che abita fuori che questo è chiuso dal desiderio di tornare a casa, però si fa solo danno. Avete visto ieri che c'era lo stretto di Messina? Come no? L'inferno. Allora, se noi siamo la Sicilia, statuto speciale, se l'esercito non è sufficiente, oggi ho scritto un post, Nello Musumeci, mettici a forestale. Noi siamo la regione in tutta Italia che ha più uomini della forestale. È vero. Che ora non è più forestale, ma è carabinieri, ricordiamo. Carabinieri, ma sempre sotto l'egida della regione, non sono sotto l'egida del Ministero della Difesa. Per cui, dico, santo è Dio, prendiamo i forestali e facciamo blocco. Perché ci stiamo facendo solo male, come quella ragazza di Villa Frati, che torna dal nord, va dalla nonna al centro anziani e ha infettato tutti. Sei cretina, cioè non merita niente. Purtroppo è così. Va bene, ragazzi. Va bene, ragazzi, grazie ancora. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Cristiano, grazie anche a te. Grazie. Una buona cena a tutti. E noi ritorniamo mercoledì, sempre alle 19. Chiamatemi. Okay? Ti chiamiamo di nuovo. Ci sarà forse qualche altro ospite anche. E allora io dico un saluto caro e sopraffino da Totti e Totti. Ciao, bello. Grazie, buonasera a tutti. Ciao a tutti. Ciao.